O se no potrei aspettare effettivamente dopodomani, però i rubini non penso ci servano a molto, vero? Ho qualcosa per te, ma abbiamo già comprato quello che ci serviva. È incredibile che finalmente siamo riusciti ad ottenere Maggie Dolan, ma non è quello che ci serve. Abbiamo bisogno di opale e diamante. Ci servono 14 diamanti e 14 opali. Io spero che nella prossima zona del Tartaro li riusciamo a trovare. Sono quasi tentato di prenderlo però, Maggie Dolan, sappiatelo. D'altronde è solo un rubino, un diamante e un opale. Devo farmarli comunque. Ma meglio non essere avidi. Sai qual è il problema? È che adesso che siamo in vacanza non abbiamo più nessuno. Quelli della scuola non ci cagano. Quei pochi che avevamo fuori dalla scuola li abbiamo finiti tutti. Ma io volevo capire una cosa. Questo negozio, scusami un attimo, aiuta un compagno a ricordare un'abilità. Ok, ma io posso ricordare anche qualcosa di mio? No, solamente i miei compagni. Vabbè, iniziamo a passare il pomeriggio qui. Ciao, com'è andata oggi? Mancano solo 3 giorni alla vigilia del Capodanno. Ha deciso di cosa fare di Cori oggi? Sì, l'ho deciso, maledizione a voi. Beh, Koromaru, è il momento di andare, che dici? Come immaginavo, Aegis tornerà o per Capodanno o forse il 30, forse domani, ma arrivato a questo punto, tanto vale entrare. Puoi aiutarmi? Certo, però prima, questa volta lo facciamo prima ancora. Meno male che me lo sono ricordato. Allora, mi serve la divinazione della rarità. E ora andiamo nel Tartaro. Mi spiace solamente per Aegis. Dovrò farle recuperare un bel po' di livelli quando tornerà. Però vabbè, non è un problema. Potresti concedermi un momento? Anche due. A quanto pare oggi nel Tartaro c'è qualcosa di speciale. Tra le fauci sì, c'è un gattino, grazie. Al piano 190, d'accordo. E le persone scomparse invece? 204-211, d'accordo. Ok, sono riuscito a trovare un'altra di quelle mani giganti vaganti. Ho trovato la moneta dorata. Tieni, Elizabeth. Eccote la medaglia. Supporto medico. Cenerentola. Sarà anche indietro di livello rispetto agli altri. Ma ovviamente al gioco non frega niente quando in base alle statistiche facciamo gli stessi danni, se non di più, di altre creature che abbiamo già fatto. L'unico vero problema che Siegfried e Cenerentola condividono è l'oscurità. O ce ne occupiamo togliendo qualcosa, o ci troviamo noi la protezione all'oscurità, perché è il grande problema di molte delle nostre persone. Anche se qualcuno proprio se ne sbatte altamente il cavolo. Per esempio, Norma già molto buona. Sono già sicuro di chi farà parte della squadra finale fino ad ora, loro due. Lui, beh, oddio, non è male. Ma sono sicuro che più avanti troveremo qualcuno con cui sostituirlo per fare il ma di tutta la squadra. Ho trovato di nuovo la porta, quella lì dell'orologio, e ho portato questa volta avanti Yukari, che era indietro di tanti livelli, e ho voluto provare a fare un esperimento. Aegis non è nella squadra, ma nella torre dell'orologio è comunque selezionabile. Voglio vedere se al prossimo combattimento, quando ci sarà, salirà di tutti i livelli, che ovviamente adesso non si può fare. Dunque, ci portiamo in squadra Akiko, Ken e Koromaru e andiamo all'ultimo piano. Vediamo le prossime scale come si comporranno. Eccoci qua. Ok, carina. Carina l'animazione. Questo giro era molto particolare, con tutto l'effetto arcobaleno. Carina. Questa volta era molto bella. Sono arrivato al round successivo. Vediamo fin dove posso arrivare con i miei pugni. Va bene, bello. Sfondiamo questo muro. E ovviamente la zona continua con questo tema. Siamo sempre più forti delle ombre. E come dicevo, io vorrei iniziare a provare a pensare di fare il Reaper. Però magari prima finiamo questa zona e poi ci pensiamo al Reaper. Prima voglio farmi tutto quanto questo pezzo fino al prossimo blocco e poi ci proviamo. Ho già fatto tutte quante le carte per l'impeto arcano. Non mi posso lamentare perché abbiamo trovato sempre il matto. E però questo giro prendiamo solamente 2 carte, non 3. E via di altra mano arcana così subito all'inizio. Soldi e punti esperienza. A livello di soldi abbiamo recuperato un bel po'. E Koromaru sale di livello, ma Eiagon danno pesanti a tutti i nemici. Quindi Maega
Ciao. Amplifica fuoco. Perfetto, non sarebbe male. Sarebbe buono ovviamente se mi apprendi anche amplifica oscurità. Anche se gli equipaggiamenti di Koromaro, quasi tutti quelli che abbiamo trovato, quelli buoni, gli aumentavano sempre potenza oscurità. Quindi anche quello già è un bonus. Percepisco un nemico potente tra qualche piano. D'accordo. Trova il forziere, fa attenzione al nemico strano. Ecco qua il forziere. E il nemico strano sarà qualcuno alterato. Tipo lui, esatto. E via, critico. Purtroppo non ho trovato neanche questo giro la papessa. Quindi gli assalti non fanno il massimo dei danni. Devo dire che gli effetti di stato non sono potenti come... iniziamo già a trovare i jolly. No, che jolly, questo è il Jack. Non saranno potenti come gli status di Persona 5, però fanno il loro effetto con i critici. Ma zio Dain, ok, questa carta può essere interessante. Va bene, dai, soldi. E Mazio Dain. E anche Bufu Dain. Ok, perfetto. Due nemici normali. Quanto ci danno? 5000 potenziato. Ottimo. Una porta della monade. E noi siamo a 652.000 yen. Abbiamo recuperato non male i soldi. Quindi, forziere dorato da 1. Non ci conto neanche di trovare di nuovo quello dell'orologio, però... sia mai, incenso della magia. E di nuovo la porta. Il nemico sarà... uno di questi qua con gli spuntoni, fantastico. Vettura furiosa. Si sta riscaldando il motore. Quindi potrebbe essere fuoco. Madonna mia, che culo, la scossa continuamente che facciamo. Non è debole a nulla, fantastico. Ma questo, mio caro, non sfuggi, mi spiace. Puoi resistere quanto vuoi, avere tutta la vita che vuoi, ma... Siegfried, punti esperienza e soldi, 10.000, non molto ma comunque accettabili, non molto poi il cavolo. Ombra forte che ovviamente affrontiamo per il nostro guadagno. E via, abbiamo trovato anche la debolezza e distrutto con un colpo. Ok, leone e cupido. Abbiamo sconfitto innumerevoli ombre potenti, quante saranno state? Comunque non possiamo abbassare la guardia, restiamo concentrati. Ma è... avverto la presenza ai piani più alti. È un piano che non abbiamo ancora visitato, ma va. Tanto le nostre teurgie sono belle che pronte. Ormai sti avversari proprio, io li faccio per farli, ma... forza, fatti sotto, ti sfido quando vuoi. Vuoi fare a pugni? Ma sì, dai. Ululato rinforzante. Ci carichiamo tutti quanti e via. Un bel cazzotto in faccia a tutti. Bravo Koromaru. Freccia sacra. Che a proposito di frecce, tra l'altro, prende pure la scossa, fantastico. Ah, che sfiga. Vediamo se riusciamo a paralizzare pure lui. Ah, sarebbe stato perfetto. Sarebbe stato perfetto. Mettiamo Siegfried. Caos scarlatto. Madonna mia, l'animazione è sempre stupenda. Sempre, sempre stupenda. Mano arcana? Peccato. 55.000, porca miseria. Sono saliti tutti di livello delle mie persone. Debilitazione, eccoti qua. Bow bow. Koromaru sembra felice per la vittoria. Bow. Più tardi ti do un premio, d'accordo? Sì, croccantini, croccantini, capo. Sembra fiero di se stesso. Bow. Dai, andiamo, va. Vediamo questo forziere, spero sia un'arma per noi. Armatura, va bene, va bene, va bene. Posso usare quella nuova armatura? Anche se ora non mi sta, crescerò, certo. Prima fammi vedere per chi è. Armatura pesante, difficile da scalfire con una lama, resiste al taglio. È un'armatura resistente, niente più niente meno, d'accordo, ci può stare. Sì, sei quello con le difese più basse, tieni. Manina dorata, perfetto, ti prego, dammela. Dammela con una mano arcana, quella mano d'oro. Presa. Bravo Koromaru che tira giù il papa. Siegfried, distruggi. Bastardo. Si ciuccia via il mio colpo più forte. Che pezzo di merda. Mano miracolosa, un paio di palle. L'unica roba quindi è il Megiddo per forza. Ma a 380 HP con due gemme Megiddo me la cavo. Vai, vai, vai la furba. Pure la mano arcana, che culo. Oh, qua il guadagno adesso di esperienza sarà interessante. Vediamo. 38. Speravo un po' di più. Speravo un pelo di più, ma va bene uguale. La zona è nostra, vuoi mandare qualcuno? Vai pure. E intanto diamo un'occhiata a Cenerentola. E il suo colpo, Lama Vortex. Oh, ma serio?
Fantastico. Veramente non mi aspettavo di poter creare una persona del genere. Veramente, veramente rotta. Ovvio che è una persona DLC. Ovvio. Però cavolo. Forziere da due. Cosa mi dai? Uovo prezioso. Tu che cosa hai trovato? Niente di che, però collana pugni. Vabbè, vediamo com'è. Aumenterà la potenza dei colpi? Riduce il danno da colpo. Abbiamo 9 uova preziose. Tanta roba, cavolo. E 99 pietre vitalite. Le uso tutte quante ora. Com'è che Fuca aveva meno HP? Ci ho appena ragionato, scusami. Fuca può morire per caso? Può succedere questa cosa strana? Oh, ma solo al Kogan c'è su sti piani. Abbiamo raggiunto il piano 206, il numero altissimo. Ci sarà davvero una fine, se solo avessimo qualche indizio. Non si vede dal fuori quanto è alto. Vabbè, che poi questo mondo all'interno di questa torre non è sicuramente lineare. Cioè, potrebbe essere alto 10 metri il palazzo, ma infinito all'interno. Quindi, per quanto ne sappiamo, potrebbe avere anche 1000 piani. Altra mano arcana data dal nostro cagnolino. Diaran e punti esperienza. Che alla fine, in realtà, magari stabilità. Io non le userò magari neanche, non farò mai una persona con quelle abilità. Ma è sempre meglio averle, almeno una copia, almeno una. Poi io tanto con le duplico, quindi Homunculus, questo sì che ben accetto. Per fortuna ne abbiamo fatto una buona scorta, ma è sempre meglio averne qualcuno in più. Onestamente non mi sorprenderebbe vedere più avanti, per esempio in un'altra porta della monade, spammer di sta killer e basta. Altro forziere da due, ma non si trovano le persone scomparse ancora. Ok, questa non ce l'abbiamo. 15.000 punti esperienza, non male. E tanta gente che sale di livello. Forziere da due, scarpe sacre. Spero che aumentino il danno di luce, sai? Non sarebbe male per Ken. 50 SP invece. Mi sa che quello migliore è lui. Anche se questo ci danno illusione all'oscurità, però, cavolo. Oh, finalmente, signorina. Da quant'è che la cercavamo? Un'ombra rara pure, cavolo, quindi prima l'ombra rara. Pensi di fare la furba solamente perché puoi curarti con qualsiasi attacco, eh? Ma non pensare che io non sia pronto. Posso distruggerti a livello molecolare. Mano arcana, addirittura, che culo. Ed ecco qui la persona scomparsa. La prossima dove si trova? 219, d'accordo. Arrivati a questo punto sappiamo già come affronteremo il boss finale comunque. Caos scarlatto e via. Prima carica, poi caos scarlatto e via. Perfino le ombre normali sono diventate così forti da impedirci di abbassare la guardia. Siamo sicuri di quello che hai appena detto? Ci sono tutte le ombre che scappano appena mi vedono. Abbatterle non è un problema. E fare colpi critici men che meno. La zona è nostra. D'accordo, vai pure. Volevo farmi curare prima, però vabbè. Basta fare così. Collana pugnale, collana pugni. Cura tutti quanti. Bravo ragazzo. Koromaru sale di livello. E gliene manca solo uno per apprendere amplifica fuoco. Però poi gli manca solo un'altra abilità. Koromaru mi sa che è arrivato al suo massimo potenziale. Ecco, una cosa bella di persona 5, un diamante. Quando vai nel Jets Pub c'è la possibilità che i tuoi compagni apprendano un'abilità in più, un'abilità nuova. Ed è una figata perché è una roba in più che puoi aggiungergli e soprattutto che non è nella loro pool di mosse. Anche in tre samurai. Anche in persona 4 c'era modo di insegnare a qualcuno una mossa nuova. Cos'è che era? Le terme, forse? Questi sembrano veramente forti. Certo, li batteremo nel solito modo, lo so già. Ormai neanche più il pensiero ci viene. Però dai, questa volta prima di fare la nostra mossa finale, voglio dargli almeno un degno combattimento. Molto belli tra l'altro. Fratello mezzano del fuoco, letale e voltaico. Koromaru, sai già cosa fare. Perfetto. Effetto già attivo. È vero, cavolo, avevo trovato la carta prima. Che spray. Questa è stata una mossa stupida da parte mia effettivamente. Permettimelo gioco, ma questa è stata proprio una mossa stupida da parte mia. Hai proprio ragione. Grande. Colpo critico. Comunque non mi sembrano molto resistenti. Quindi secondo me li facciamo fuori. Oi. 65.000. Neanche abbiamo avuto bisogno
di usare la teurgia. Abbiamo esagerato, abbiamo effettivamente esagerato. Ottimo, ora possiamo procedere. Ma c'è sempre la possibilità di tornare indietro. Che facciamo, Star? Ci penso, perché voglio vedere un attimo gli altri come sono messi. Non preoccuparti, fai pure. Prenditi il tempo per valutare la situazione, non abbiamo fretta. Tanto ormai. Ok, a parte Aegis, rimane solamente Junpei. Quindi potrei fare, al posto di Koromaru, portarmi Junpei. Prima però, forziere numero 1, incenso della guardia, e incenso numero 2, incenso sì, cesta numero 2. Ok, vedi, ha uno spadone per Junpei, è il momento di prenderlo. Eccoti la spada, materiale raffinato, ok. Quindi ci manca Loki, Alice e i rapporti dei progressi, d'accordo. Vediamo, se riuscissi a fare Loki utilizzando Norma, potrei mettergli Pantarei come attacco. E possiamo già arrivare a fare Satana, con la sola debolezza al vento. Ci manca un solo livello per fare Futsunushi, e anche questo è debole all'oscurità. Ma ce n'è uno che non lo sia? Ok, questo è molto resistente. Oh, mano di Dio. Eccolo qua Loki, lui ha tutte le magie pesanti singole, ma non ovviamente quelle gravi, se no sarebbe troppo sgravo. Sono Thor, dio del tuono, con la forza del mio maglio di ferro manderò i tuoi nemici alla tomba. C'è Fuka, non ti lamentare. Mano arcana subito appena arriva Junpei e otteniamo la carta attacco tempesta. Però non capisco queste carte, cioè sono carte con un danno più basso che però hanno un valore così alto. O per esempio ha una quantità di critico molto alta, o davvero un danno leggero così non comprendo perché dovrebbe essere così in alto di livello. Magari in realtà è un ottimo attacco e tutto il resto. Mi servono gli opali, mi servono gli opali. Voglio signore della magia, signore delle armi. Ma tu da dove sei uscito? Fuori, vai, Megidolan e via. Perfetto, problema risolto in un colpo solo. Dunque, dicevamo, forziere numero 1, guarigione istantanea, non male, non male. E forziere numero 2 con incenso del potere, d'accordo. C'è un nemico potente tra qualche piano, che razza di avversario sarà questa volta? Come gli altri, uno morto. Però assalto ignobile potrebbe essere interessante. Oh, anche Barong non ce l'avevamo. Dobbiamo iniziare a fare un po' di spazio per le persone nuove. Altra porta della monade. Vediamo chi c'è questa volta dentro. La tipa sul trono, perfetto. Idolo veemente. Riflette lo sparo. Non resiste ai pugni. Ok, mi annulla il fuoco. Vediamo se la spada invece no. Perfetto. Debole al ghiaccio. Un bersaglio facile. Mazio Dain per Cesare. E mano di Dio al prossimo livello. Ottimo. Giudizio divino come carta, eh? Beh, non è un'abilità poi così utile, ma... E questa volta il nemico è un dado. Doppio. Siamo arrivati al piano con il nemico potente. Se volete affrontarlo adesso, preparatevi. C'è un piano di confine tra 8 piani. Oh, finalmente. Ed eccoli qua il nostro paio di dadi. Arriva, abbattiamo il nemico. Non so perché mi aspettavo che questa volta attaccasse prima lui, sai? Ti curi, eh? Ti curi con tutti i colpi, eh? Ah sì? La vogliamo giocare così questa battaglia? D'accordo, giochiamola in questo modo. Ciao ciao. Yes. 72.000 per un colpo solo, incredibile. Mi ha dato l'opale tra l'altro. E questo apprende mano di Dio, grande. Che battaglia, incredibile. Ottimo, la via è libera. Qual è il piano? Conta pure su di me per sconfiggere il prossimo guardiano. Proviamo allora. Ci mancano 8 piani. Così si fa, se hai intenzione di andare avanti io ci sto. D'accordo allora, andiamo, contiamo su di te. Un altro ovetto prezioso e... un costume. Vediamo. Longhino. La, come la lancia,
Perfetto, mi piace. Longhino 290 auto Tarakukaja. Però agilità 5, potenza ghiaccio. Guarda, per quei 20 punti di più al momento Mitsuru, tanto meglio questo. Anche perché aumentare temporaneamente l'attacco è inutile perché già lo facciamo noi. Tanto Mitsuru è più magica che fisica, quindi... Siete arrivati al 220° piano? Ma quanto è alto questo posto? Sì, e dove si trova la persona scomparsa? Junpei sale di livello, apprende rigenerazione che... Guarda... Rimonta sì, ma anche no. Lama turbinante grave a un nemico. Oh, fantastico. Magari, magari, è il caso di togliere Maragi. La zona è nostra, mandiamo Junpei in avanscoperta. Forziere da uno. Abbiamo consumato un sacco di chiavi. Com'è possibile? Vabbè che effettivamente a sto giro salendo ne ho usate veramente tantissime. Vediamo cosa hai trovato. Collana maligna. Ed eccola qua finalmente la signora scomparsa, dai. No, riduce i danni dall'oscurità. A noi servirebbe che li bloccasse, però non è male. Signora, deve uscire da qua, mi spiace, non può restare. E con questo, niente più persone scomparse. Diamanti! Non so chi me li abbia dati, ma questo piano mi danno i diamanti, finalmente. Ok, dobbiamo allora trovare qualcuno che ci dà l'opale ora. Quindi dal piano 220 in su, Anche questo è nuovo, quindi lo prenderei. Però aspetta, forse se abbiamo un po' di fortuna, proprio giusto un pelino di fortuna, magari... L'opale lo troviamo nella porta della monade. Armatura resistente. Riduce i danni da taglio. Vero è che Junpei è un po' indietro con le difese, però quell'antivento supremo... gli copre la debolezza. Però vabbè, andiamo. Meglio stare sul sicuro. Vediamo chi è il nemico. Ok, il fantasmino vestito di bianco. Monarca fantasma. Recita l'incantesimo di morte. Ah, certo. Vuoi colpire duro? E allora colpisco prima io. Mi dispiace. Mi spiace, ma devi andartene. Mano arcana, ottimo. Ondata di caldo is good, cavolo. Ondata di caldo è buono. Nah, guarzite, peccato. Altra mano arcana, guarigione istantanea. No, soldi ed esperienza. Norma sale di livello, media run. Guarda, in realtà abbiamo già chi cura. Vai bene così come sei, grazie. Annulla oscurità. Oh, questa sì, assolutamente. Collana sacra. Riduce i danni da luce. Buona per Koromaru questa. Però la maschera da zucca, cavolo. Forse un pelo meglio. C'è una presenza potente, ok. Quindi vuol dire che siamo vicino alla fine di questa scampagnata. Oh, l'ultimo... Questo bel primo piano sul di dietro. L'ultimo avversario di questa scalata, forse. È il piano di confine, perfetto. Allora, bel minotauro bianco, a cosa sei debole? Forza, fatti sotto, ti sfido quando vuoi. Questo mi sembra bello esagerato, sai? Speriamo in un bel potenziamento. Perfetto, minotauro immune. Meglio attaccare allora, bello pesante, guarda. Uso le teurgie degli altri, magari la nostra la teniamo da parte. Nel caso dopo ci sia la porta della monade. Speriamo anche di folgorarlo a questo punto, ma ne dubito visto che è immune lui. Ecco qua. Bravo, bel colpo. Mentre noi andiamo proprio semplice. Madonna mia, che esagerazione. Mamma mia, abbiamo esagerato tantissimo. Coda di fenice. Fondere Owl, uccello della fortuna. Non ho presente chi sia, sai? Durante l'ultimo scontro ho imparato tanto. Ti va bene se proseguiamo? Vorrei approfittare di questo momento positivo. Certo, andiamo. Grazie, farò del mio meglio per rendermi utile. Lo sai già. Forziere da tre. Stiamo un po' a corto di chiavi, Abito da sera. Per chi è? Per Koromaru.
Vabbè. Che poi in realtà ho appena letto, ma il gioco lo descrive come abito da cameriere. Giacca in carbonio per Sanada, Forza 3 rimonta. Sarebbe un bel bonus piuttosto che l'agilità, quindi vai pure. Ed eccola lì la porta della monada, ed ecco perché mi sono tenuto la mia di teurgia. Il tarocco sta reagendo ed effettivamente forse l'ho un po' sprecate le loro due teurgie, però abbiamo ancora la nostra e quella di Junpei. Allora, chi è il mio primo avversario? Il primo avversario è una testolina dorata, perfetto. Beh, è ora di entrare in azione. Ok, abbiamo un libro e due maestri fantasma. Dubito che qualcuno sia debole alla luce, vero? Gli altri due sì, lui la blocca. Ai. Cacchio. L'unica volta che ci beccano la nostra debolezza. C'è scritto M. Vuoi vedere che è tipo Yu-Gi-Oh! E sta scrivendo morte? Ok, resiste all'elettricità. La vedo uno scontro un po' resistente, sai? Non voglio sprecare subito la teurgia, però proviamo a colpire. Bloccano il taglio, maledizione. Allora, a questo giro ci tocca. Ok, debole allo sparo, fantastico. E tu? Debole a niente. E allora, bello, mi rendi la vita molto più semplice ora. Fantastico. Tocca a noi. Ti debilito. Ecco fatto la nostra prima debilitazione. Ah, che palle. Però vuol dire che è tornata normale. Va bene. Ok, si stanno potenziando a vicenda, ma questo giro mi dispiace. Sono concentrato. Un colpo di Megidolan. Ve lo beccate in piena faccia tutti e tre. Ancora un po'. Ancora un po' ci serve. Quindi, beccati sto sparo. Perfetto. E uno è andato. E due, bravissimo. Ce la passiamo a noi la palla. Non dobbiamo lasciargli il tempo di completare la scritta. Tutto questo per non usare la teurgia, Ricordiamoci. A sto punto provo a fulminarlo, ma la vedo difficile che funzioni. Ormai ci sta provando, Morirai tu prima di riuscire a finire la parola. Mi dispiace. Mi dispiace davvero, davvero tanto. Lama turbinante. Ecco fatto. Problema risolto. Mano arcana? Mano arcana. Che ombra inquietante, meno male che sei riuscita a sconfiggerla. Io non credo ai fantasmi, però se una cosa del genere saltasse fuori di notte. Ma comunque, ora che l'abbiamo sconfitta, non credo che avrei paura allo stesso modo. È strano come certe cose non mi turbino più. Forse c'è un forziere più avanti, ma va? Ah, va, continua. Ok, due forzieri. Muta strisce. Per chi è? Ma perché non mi date dei premi decenti? No, per favore. Ho ancora un po' di rispetto per te, Ken. Ho ancora un po' di rispetto, per favore. Mentre di qua, memorie 5, perfetto. Uno dei ricercatori ha iniziato a capire il segreto delle ombre. La sua interpretazione dei documenti è arbitraria e parziale, come ci si aspetterebbe da un altro misero umano. Mi pare che si chiamasse Ikutsuki. Chissà chi è. Marchio esoterico. Recupero 3. Se questo funzionasse su quella maledetta di fuga sarebbe fantastico. Prossimo nemico, una mano nera. Non lo so, secondo me è pericolosa. La butto lì. Ed è in compagnia di tutte le mani, compresa una mano d'oro addirittura. Ma è una vera mano d'oro o è una mano d'oro tra virgolette? Beh, c'è un solo modo per scoprirla. Se è una mano d'oro sarà molto resistente. Ok, infatti blocca i colpi e avrà sicuramente mano di Dio, poco ma sicuro. Ok, direi che è il caso, andiamo di carica. Qua è meglio
arginare subito il problema e colpire. Oh no. Ok. Meno male che non l'ha fatto su di noi. Dicevo, colpire subito e duro. Tanto, tanto duro. Caos scarlatto. Vi taglio le mani, maledetti. Vediamo. Andato. Perfetto. Se mi dà tanti punti esperienza, vuol dire che era una vera mano d'oro. Se no, vuol dire che era solo grazie angelica. Buono, ma preferisco i soldi. Vediamo. Può essere che fosse una vera mano d'oro, ma non credo. Infatti, mi sa di no. Ombra eliminata, ottimo lavoro. Oro, argento, nero, bianco e rosa. Che combinazione rara. Come si chiamerebbero? I Tartar Rangers? No, fa schifo. Cosa? Oh, niente, non stavo mica pensando a Federman o roba stupida del genere. Forza, andiamo. Sembra che abbiamo sconfitto tutto, perfetto. Ottimo uso della nostra teurgia. Ok, abbiamo due forzieri. Ok, questo si apre da solo. Ma forse entrambi? Può essere. Non abbiamo mai trovati due insieme. Il sole e un altro libro. Cosa fa il sole? Potrei fondere persone fino a 5 livelli oltre il tuo. Carino. Diciamo non tantissimo utile, ma molto interessante. Un'altra carta dei tarocchi. Eh beh sì. Se la troviamo è utile, soprattutto in combinazione con gli amanti. E anche questo si apre da solo. Quindi saranno due carte, dici? Vediamo. Sì, il giudizio. Il membro del gruppo con il livello più basso otterrà una grande quantità di punti esperienza. Tac. Un'altra stupida carta. Stupida un cacchio. Ma proprio mai. Soprattutto l'altra. Questa un po' di meno. Oddio, in realtà è utile, ma preferisco l'altra. Un vicolo cieco. No, non credo proprio sia un vicolo cieco. Io credo che qua ci sia un bel forziere che mi aspetta. Grazie. Vediamo. Durante lo sviluppo del potenziale, la cavia si è deteriorata molto, ma i farmaci sperimentali hanno funzionato. Lo sforzo fisico rimanente non ha interferito con la ricerca. Oltre a questo, la ricerca sulla teur... Chissà perché interromperlo così a caso. Ecco a te il libro. Quanto mi dai? Sembra che tu abbia ottenuto il rapporto progressi. Questo sembra un po' diverso dagli altri documenti che hai raccolto. Sembra il resoconto di un esperimento, ma non è finito. Come se l'autore fosse stato interrotto. Non riesco a capire la materia, ma forse tu riuscire a capirne qualcosa. Ecco la ricompensa. Ottimo, grazie, questo fa piacere. Siamo sotto Natale, mi servono i dindini per i regali. Siamo a... ah, che bello, abbiamo recuperato il nostro 1.000.000 e passa di yen. Ah, ci manca un opale e un diamante. Ci manca un opale e un diamante. Devo trovarli. Almeno signore della magia o signore delle armi la dobbiamo avere, una delle due.